un'operazione di pulizia marittima a tutela dell'ambiente marino e del rispetto delle leggi sulla pesca è stata portata a termine nella mattinata di ieri in località La Vignaccia dagli uomini della Guardia Costiera di Castel Sardo, dipendente dalla Capitaneria di Porto Torres, e ha portato a sequestro di una cesta di ricci di mare e di tutta l'attrezzatura impiegata per la cattura, oltre alla sanzione amministrativa di 1.000 euro prevista dalla normativa in materia per la pesca sportiva del riccio. L'operazione, coordinata dalla Direzione Marittima di Olbia al comando del capitano di vascello Maurizio Trogu, ha permesso di impedire che il prezioso echinoderma finisse attraverso canali illeciti sulle tavole dei consumatori per essere mangiato crudo o utilizzato in polpa. L'attività era iniziata intorno alle 11 di ieri mattina, quando, durante la normale attività di controllo del litorale, i militari della Guardia Costiera hanno rinvenuto un pescatore subacqueo in attività di pesca del riccio di mare. All'atto dei controlli di rito, il pescatore è risultato sprovvisto dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della pesca subacquea professionale. Immediatamente i militari hanno provveduto al sequestro di una cesta di ricci catturati e dell'attrezzatura utilizzata, nonché ad elevare al trasgressore la sanzione di 1.000 euro prevista per la pesca sportiva. I ricci sequestrati sono risultati ancora vivi e, nel rispetto della normativa vigente e dell'ecosistema marino, si è provveduto al loro rigetto in mare. A questo proposito, il comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres ricorda che la normativa regionale prevede che i pescatori sportivi possano catturare i ricci di mare solo nelle giornate di sabato, domenica e festivi, con un limite giornaliero fissato a 50 esemplari. Il capitano di fregata Emilio Del Santo, comandante della Capitaneria di Porto Torres, rende noto anche che i controlli in mare e sul litorale saranno regolari. Con l'obiettivo di tutelare la salute dei consumatori e in generale, si invitano tutti ad acquistare o consumare prodotti ittici di cui sia certificata la tracciabilità e per la quale sia comprensibile l'etichetta contenente le informazioni obbligatorie. Ok, alla vendita dei biglietti in regime di continuità territoriale sull'Alghero Milano-Linate e Cagliari-Milano-Linate. Anche Alitalia dopo Meridiana ha sbloccato le prenotazioni dopo l'8 giugno. Gli uffici della regione avevano fissato il termine della proroga della vecchia CT1 all'8 giugno. Tuttavia, il decreto del Rio non aveva messo una data di scadenza alla proroga della vecchia continuità. Così, per garantire la CT1 è stato necessario modificare i documenti e farli sottoscrivere ancora ai vettori. Alla firma della proroga manca ora solo Blue Air, la compagnia che gestisce la rotta Roma-Alghero sulla CT1. L'assessorato ai trasporti è al lavoro per far sottoscrivere il nuovo accordo nei prossimi giorni. Il comune di Sassari rimette a nuovo strade e marciapiedi nella borgata di Caniga. Questo mese partiranno infatti i lavori da 270.000 euro che riguarderanno inizialmente via Mereu, via De Magistris, via Mazza, via Sari, via Contini, via Sant'Anatolia, con la possibilità di prevedere altri cantieri successivamente. L'operazione è stata illustrata ai residenti dall'assessore comunale delle infrastrutture e della mobilità Antonio Piu in un incontro avuto nella scuola della borgata. Si tratta di lavori straordinari che comporteranno la fresatura del vecchio asfalto ormai segnato dal tempo e la successiva bitumatura. I marciapiedi saranno rifatti mettendoli in sicurezza e abbattendo le barriere architettoniche. Particolare attenzione sarà data alle zone intorno alla chiesa, ai luoghi di incontro e alle scuole dove saranno segnate le aree destinate al parcheggio. La serata è stata anche l'occasione per raccogliere segnalazioni sugli spazi pubblici e particolari esigenze manifestate dagli abitanti di Caniga. L'incontro si è chiuso con l'impegno dell'amministrazione a organizzare un altro confronto tra circa 2 mesi, in modo da fare il punto su ciò che è stato possibile fare e su cosa sarà ulteriormente programmato. Nei giorni scorsi ha preso il via anche a Sassari la prima campagna nazionale di prevenzione e diagnosi della maculopatia promossa su tutto il territorio nazionale da Camo, Centro Ambrosiano Oftalmico e dall'Ospedale San Raffaele di Milano con il patrocinio del Ministero della Salute e della SOI, Società Oftalmologica Italiana. L'iniziativa prevede fino al 23 febbraio prossimo visite oculistiche gratuite in 20 centri italiani aderenti. A Sassari i cittadini interessati potranno
potranno recarsi nella clinica oculistica dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari in Viale San Pietro. Per usufruire dello screening gratuito è sufficiente prenotare la propria visita sul sito www.maculopatie.com. L'equipe di specialisti guidati dal professor Francesco Boscia sarà a disposizione per diagnosticare la presenza di qualsiasi forma di maculopatia ed eventualmente suggerire le opportune terapie. La campagna è indirizzata a persone di età superiore a 50 anni, periodo della vita in cui solitamente si possono presentare le prime avvisaglie della malattia. Nella sua forma iniziale la malattia si presenta senza sintomi, per questo è indispensabile la diagnosi precoce. Undici nuovi agenti di polizia amministrativa hanno giurato nella sala giunta di Palazzo Ducale alla presenza dell'assessore Alessandro Boiano, delegato del sindaco Nicola Sanna. Da oggi non fornire loro le generalità o darle false costituirà reato. Sono 11 dipendenti dell'Arst S.p.A. che, dopo aver seguito un corso regionale, superato un esame finale e prestato giuramento, sono diventati agenti di polizia amministrativa. Una qualifica che permetterà loro di avere la stessa autorità e potere di azione delle forze dell'ordine, come previsto dalla legge regionale 17 del 3 luglio 2015. È stata pubblicata su Sardegna Cat, il mercato elettronico della regione Sardegna, la gara d'appalto per il rifacimento degli asfalti nella via Sassari a Porto Torres e nel tratto del corso Vittorio Emanuele, che termina in prossimità dell'incrocio con via Ponte Romano. L'apertura delle offerte è prevista per il 28 febbraio. L'intero finanziamento, comprensivo della spesa per lavori e progettazione, è pari a 500.000 euro. 310.000 sono stati assegnati dalla regione e 190.000 provengono dal bilancio comunale. Il progetto, oltre alla bitumazione dell'arteria, prevede la realizzazione di opere di rinforzo nei punti maggiormente dissestati. L'infrastruttura stradale è una delle principali porte d'accesso della città di Porto Torres e tra le più trafficate, in quanto collega il tratto terminale della ex 131 con il centro, il porto commerciale e la circonvallazione per l'area artigianale e il porto industriale. Gli studenti del liceo classico Canopoleno di Sassari saranno protagonisti alla simulazione delle Nazioni Unite che si terrà a New York a marzo, cui parteciperanno oltre 130 allievi provenienti da tutti i paesi del mondo. I ragazzi si stanno preparando già da alcune settimane sotto la supervisione dell'Italian Diplomatic Academy, in modo da essere informati sugli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ma il Canopoleno di Sassari non si prepara solo a confrontarsi con gli Stati Uniti. Il liceo sassarese inizia anche un percorso di approfondimento con l'Oriente per guardare verso Pechino e Shanghai. Sono queste le due università con cui il Canopoleno ha firmato accordi per il nuovo liceo scientifico internazionale a opzione della lingua cinese. Un orientamento sempre più globalizzato che, nelle intenzioni della dirigente Giovanna Contini, mira a offrire nuove opportunità agli studenti sassaresi. Bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di TeleG in radio. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che troverete tutti i nostri contatti sul sito www.teleg.tv e che, se volete, potete anche visitare la nostra pagina Facebook TeleG, la televisione di Sassari. Nel corso della serata di mercoledì, nel corso di un controllo effettuato da una pattuglia, i carabinieri della stazione di La Maddalena hanno arrestato un cameriere quarantenne incensurato residente alla Maddalena, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono arrivati a lui grazie alle segnalazioni di alcuni maddalenini che si erano lamentati del continuo via vai di giovani a qualsiasi ora e che avevano manifestato dei sospetti su alcune persone. Giunti presso l'abitazione, l'uomo si è dimostrato subito collaborativo e ha consentito di rinvenire circa 100 grammi di marijuana nascosta dentro un armadietto della cucina. Dopo è stato necessario recarsi presso un'altra abitazione in uso allo stesso e in casa, sempre in cucina, è stata trovata nascosta all'interno di un pensile un altro stupefacente, oltre a materiale vario per il confezionamento, un bilancino di precisione e due coltelli, tutto sottoposto a sequestro.
Al termine della perquisizione, il quarantenne è stato dichiarato in arresto e accompagnato in caserma. L'autorità giudiziaria ha disposto che venisse accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima che si è tenuta nella mattinata di ieri presso il Tribunale di Tempio Pausania. Nel corso del rito breve, l'uomo ha patteggiato una pena di 4 mesi di reclusione ed ha ottenuto la sospensione condizionale della pena. Questo era il comunicato di oggi, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi per averci seguito fino adesso e naturalmente ricordarvi che con Telegin Radio l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie! Partita di cartello, quella giocata in casa a Sassari dalle ragazze della prima divisione femminile della Silvio Pellico contro le prime in classifica della Torres Volley. Brusca frenata delle pellicane che dopo alcune vittorie di spessore non riescono a superare la prova di maturità contro le padrone della vetta e seppur lottando con tutti i mezzi disponibili e mettendo a segno tanti punti sono costrette a cedere alle ospiti il risultato di 0-3. Risultato forse non del tutto veritiero perché le padrone di casa, visti i pochi punti di distacco nei parziali, meritavano sicuramente qualcosa in più. Le avversarie della Torres Volley sono sicuramente una formazione molto più esperta delle sassaresi, che hanno però dalla loro parte un'età media inferiore. E proprio l'ottima prova di ragazze così giovani contro avversarie di spessore fa ben sperare sia per il proseguo del campionato che nella crescita della pallavolo sassarese. Su mezzo un madrigato, armonioso ando sentendo solenne, dischigliando senza fastidio nenne, in gusto questo suo sogno avverato. E palpitami se friscaiano, un sospiro si sotto riende, gemma rara di oriente brillende, su un sozzoio sporto lo satigano. Ma rara di oriente brillante, su so 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 la sentendo solenne, mi schigliando e senza vestirti nenne, in custo questo suo sogno avverato. Nella mano saliamo, de los antiguos murales cantando ya la grande belleza. Nosotros vemos de gigantes, junto de la mano saliamos, de los antiguos murales cantando ya la grande belleza. A ti, estrella del mar.
ti cantavamos con virtuosidad las melodías de verano, con palabras dulces de amor a ti que a ti perfumaron, pero un viento malo te robó la hermosura, los colores. Nosotros somos de gigantes, juntos de la mano salíamos antiguos nurages cantando ya la grande belleza. Nosotros bebos de gigantes juntos de la mano salíamos de los antiguos nurages cantando ya la grande belleza. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle ore 16, alle ore 18.30 e alle ore 23 circa. Speciale festa di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani. La messa solenne celebrata nella chiesa di San Pietro in Silchi a Sassari verrà proposta integralmente sulla nostra emittente sabato alle 20.30 e domenica alle 20. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.